dopo la paura per il terremoto di domenica scorsa e il rinvio della partita contro Castellana Grotte, la Mani Marconi ha ripreso oggi ad allenarsi in vista della delicata trasferta contro Civita Castellana in programma domenica alle 18. La squadra non può ancora utilizzare il palarota per gli allenamenti, il palarota è a disposizione infatti delle persone che non possono rientrare nelle proprie abitazioni. È il palasport di Trevi che sta ospitando la squadra, si è ritrovata appunto stamattina lavoro in palestra e allenamento con la palla oggi pomeriggio. Andiamo a sentire le impressioni di alcuni componenti della squadra, come si riparte da un weekend quello scorso così strano, così particolare, e quali sono i propositi in vista di una partita contro una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Andrea Vanini, che di questa Monini Marconi, oltre a essere vice capitano, è anche uno dei leader carismatici. Come si riparte, Andrea, dopo un fine settimana come quello scorso, così strano, così particolare, dopo la paura? Beh, ripartiamo con la voglia di fare bene e soprattutto di dare un segnale che è importante, perché ricominciare comunque il nostro lavoro, che è un gioco, per me è un segnale di attenzione, un segnale di fiducia e di speranza che comunque le cose non sono qui così gravi come invece purtroppo nella zona colpita dal terremoto. Ecco, parlando invece più nel dettaglio del lavoro in campo, siete tornati in palestra ad allenarvi, siamo ospiti del Palasport di Trevi. Passata la paura, c'è tanta voglia di tornare in campo e tanta voglia di continuare a far bene come avete fatto fino all'ultima partita giocata di Bergamo. Certo, stavamo allenando molto bene, quindi continuiamo sulla falsa riga di quello che stavamo già facendo. Abbiamo avuto questi due giorni di riposo forzato, non siamo ospiti del Palazzo di Trevi, dove comunque ci siamo già allenati in passato, quindi di conseguenza è un palazzetto che conosciamo, ben contenti di lasciare il palarota a chi ne ha bisogno, veramente bisogno, e fortunatamente giochiamo in trasferta, per cui questo ci aiuta anche a preparare un campo difficile come quello di Monte Piascone, dove la facilita, per cui lavoreremo sodo per ottenere il risultato. Riccardo Provvedi, ripartire dopo un fine settimana così particolare non è facile, ma è necessario farlo in vista di un altro impegno molto importante di campionato contro Civita Castellana. Sì, non è facile perché ovviamente veniamo da una situazione eccezionale, e eventi diciamo di vita di tutti i giorni difficili, pesanti, anche per magari ragazzi che non sono avvezzi, no, a provare sensazioni di questo tipo, cioè non hanno mai provato cosa significa vivere sotto un tetto quando c'è un terremoto. Quindi è stato un momento difficile, abbiamo staccato qualche giorno proprio per consentire ai nostri atleti di riprendere un pochino la loro tranquillità, e dopodiché iniziamo a pensare alla pallavolo. Avremo una gara molto complicata, però secondo me insomma stiamo giocando bene, ci stiamo anche allenando bene, quindi dobbiamo mantenere la nostra linea e trovare la nostra concentrazione e preoccuparci di fare la nostra pallavolo giocando un buon match. Ecco, Civita al momento sembra una delle squadre più in forma di questo girone, anche se è un girone abbastanza ancora difficile da decifrare. Quanto è importante fare bene domenica per proseguire la striscia vincente? Ma noi diciamo che guardiamo poco il calendario, nel senso che il girone di andata, come tu giustamente dicevi, è difficile decifrare i livelli delle squadre, credo che ci sia una grande omogeneità. La prova alla fine è che già dopo tre giornate nessuna aveva vinto tutte e tre le gare, quindi significa che c'è un notevole equilibrio. Civita indubbiamente è una squadra di grande qualità, a me piace, è una squadra sicuramente da affrontare in trasferta per di più, insomma con una grandissima attenzione, perché è sicuramente una squadra molto competitiva. Noi però in questa fase ci preoccupiamo di noi, di esprimere il nostro livello di gioco, dobbiamo mantenere una crescita costante per tutto il girone d'andata per arrivare a sviluppare bene quello che è il nostro potenziale. Poi sappiamo che è un campo difficile, quindi sicuramente vincerà chi giocherà meglio, arriveremo preparati e poi chi meriterà di vincere porterà via la posta piena, come giusto. Mentre i ragazzi si allenano sui fondamentali della battuta e della ricezione, parlavamo di Civita Castellana, prossima avversaria della Monini Spoleto, una squadra che sta facendo molto bene ed è reduce dalla vittoria netta 3-1 in casa della Videx Grottazzolina, dove Banderoi, il giocatore più rappresentativo, l'opposto brasiliano,
che supera abbondantemente i 2 metri di altezza, messo a segno addirittura 29 punti. Servirà grande attenzione, grande concentrazione. L'auspicio di tutti i tifosi è quello di rivedere la Monini che si è imposta nettamente per 3-0 a Bergamo anche domenica sul difficilissimo campo di Civita Castellana. Tutto per la presentazione match di oggi. Una buona serata e forza Monini Marconi.